Allora ci accomodiamo. Questa seconda parte della giornata è per noi fondamentale, perché come dicevo prima è la documentazione, vuole essere la documentazione di questa dinamica educativa che è capace di accadere qualunque sia il contesto culturale, politico, sociale, i modelli di riferimento. E infatti gli interventi che ascolteremo, alcuni in presenza, altri invece attraverso dei video registrati, abbracciano realtà molto diverse, dall'Asia all'Africa, all'Europa, in scuole statali e in scuole non statali, perché siamo convinti, ma non per un'idea, siamo convinti guardando l'esperienza, che effettivamente questo gioco della libertà, questo soggetto che si mette in gioco e crea forme di educazione, di rapporto, di relazioni, come diceva il Cardinale, o arriva a realizzare forme nuove, scuole, progetti educativi, tutta questa dinamica sia possibile, purché ci sia proprio questa proposta. E allora ascolteremo di seguito le testimonianze di Matteo Servegnini, che è preside della Luigi Giussani High School di Kampala, in Uganda, di Salaeva Ramzia, docente di italiano all'Università Nazarbayev di Astana, nel Kazakistan, e di Pietro Baroni, docente di italiano nel liceo scientifico Balducci di Pontassieve, Firenze. Poi invece ascolteremo, li abbiamo qui ospiti in presenza, e li ringrazio per essere qui con noi, Isabella Almeida, che è rettore del Collegio de San Tomás di Lisbona, giusto? Pronunciato abbastanza bene? Benissimo. Bene. E Giovanni Figini, che è preside del Liceo Scientifico Artigianale Cometa di Como. Prima di dare la parola a loro, direi di mandare in onda le registrazioni. Buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato. Mi chiamo Matteo Severnini e vivo in Uganda dal 2012. Lavoro alla Luigi Giussani High School di Kampala. Volevo raccontarvi dell'origine della nostra scuola e della proposta educativa che stiamo vivendo. Dovete sapere che la nostra scuola è stata voluta, desiderata e costruita da centinaia di donne ammalate di HIV che provengono dal nord Uganda. Inizierei proprio dall'origine della scuola, perché racchiude tutta la novità e la genialità del metodo educativo che viviamo. Negli anni 90 una infermiera di nome Rose Businge si ritrova nel quartiere che loro avevano costituito, che è la più grande baraccopoli di tutta l'Uganda. Si chiama infatti Acioli Quarter, il quartiere degli Acioli. E Rose, forte dell'esperienza che avrà vissuto con un prete italiano, Don Luigi Giussani, del quale si sentiva figlia, comincia a stare e a vivere con queste donne. Partendo da un giudizio che sembra così piccolo e semplice, ma che in realtà è radicale. Voi avete un infinito valore che nessuno può togliere, nessuna malattia può ridurre, e voi ne siete responsabili. Da questo semplice giudizio queste donne ricominciano a vivere. Desiderano costruire un luogo, cioè una scuola, dove i propri figli potessero scoprire il loro valore infinito attraverso la matematica, la fisica, la storia e la geografia. Così, grazie all'aiuto di Alice e di Rose, vendendo collane di carta riciclata, costruiscono una delle scuole più belle di tutta l'Istafrica. Ora vorrei sinteticamente presentare la nostra proposta educativa attraverso i quattro pilastri che abbiamo scoperto nell'esperienza. Il primo pilastro non vi sorprenderà. Recita: ogni persona è un infinito valore ed è unica. Questo è infatti il cuore pulsante della nostra proposta educativa. Sono le donne stesse che ce l'hanno consegnata.
Riconoscere infatti il proprio valore infinito ti rende libero e ti fa riconoscere tutto quel che ti circonda per il valore che è. Scoprire il valore di un tavolo lo rende infatti unicamente tuo, oppure scoprire il proprio valore per scoprire il valore dell'altro, e l'altro diventa unicamente per te. Proprio per questo a scuola noi non insistiamo innanzitutto sulle regole da seguire, ma riproponiamo continuamente la domanda conoscitiva: tu chi sei? Che valore infinito sei? Ci siamo infatti accorti che il vero dolore non nasce da una regola infranta, ma dal ritrovarsi a tradire se stessi e usare della realtà in modo errato e confuso, perché non se ne riconosce il significato. Ma allora come siamo introdotti nel significato? Appunto, come siamo introdotti nel scoprire il nostro valore? Attraverso un rapporto. Infatti per noi educazione è relazione, è il rapporto reale. Questa esigenza di poter scoprire il proprio valore ha iniziato processi nuovi, che magari in Italia possono essere presi per scontato, ma qui assolutamente no. Ad esempio l'introduzione del registro personale, per poter seguire ad uno ad uno tutti i nostri studenti. Noi ne abbiamo 50 per classe, abbastanza numerose, conto però la media nazionale olandese che è di 110 studenti per classe. Oppure la costituzione dei consigli di classe, in cui si cerca di guardare caso per caso tutti i nostri studenti, dominati però dal loro volto, perché i miei professori hanno chiesto ogni qualvolta affrontiamo uno studente che possa essere proiettata la sua immagine, la sua foto, perché questi vi aiuta a fare memoria del percorso fatto con quel ragazzo. Il secondo pilastro recita: l'amore rivela il vero sé. Un fatto introduce questo pilastro. A dire la verità, una lettera che mi è stata scritta, che descrive di un'esperienza, una nostra luna. Ero arrivata a scuola in ritardo e senza voglia di vivere. Avevo anche già tentato di morire perché le persone che avrebbero dovuto amarmi, come mio padre, non mi volevano bene. Sono stata accompagnata in classe dal preside e l'insegnante della prima ora mi ha accolto con un sorriso bellissimo. Nessuno mi aveva sorriso così in 14 anni. Tanto che mi sono girata per vedere se non stesse sorridendo a qualcuno dietro di me, e di rimando il preside con gli occhi mi diceva: sì, guarda che sta osservando te. E poi mi ha chiesto come mi chiamassi. Anche questo non era mai successo. Io sono nata in quel giorno. E mi colpisce perché un'esperienza così semplice ma radicale ci ha fatto capire già la differenza che stavamo già vivendo nella nostra scuola. Anche perché vi racconto un attimo il contesto educativo, il contesto scolastico in cui noi viviamo. L'Uganda conta 37 milioni di abitanti. Il 50% della popolazione è sotto i 15 anni. È una delle popolazioni più giovani al mondo. E il business del paese è fare scuola. Non solo fare scuola per far passare gli esami agli studenti per poi recuperare nuovi studenti. La scuola è fatta solo per passare l'esame. Io entro a 6 anni e fino a 19 anni verrò addestrato per passare l'esame nazionale finale. In che modo? Attraverso la violenza. Visto che si impara tutto a memoria, senza capire. Io, professore, ho uno strumento per farti studiare, che è quello del terrore, attraverso le bastonate. Alla Luigi Giussani non si usa violenza. È evidente che la libertà emerge dal di dentro di un amore e non dal di dentro di un terrore. Il terzo pilastro lo abbiamo intitolato: la realtà è maestra. Infatti la realtà è il luogo di un rapporto e di una provocazione. Se ne sono accorti immediatamente i nostri professori, che da studenti sono stati picchiati e a loro volta diventati poi professori hanno picchiato. Ma una volta arrivati qui alla Luigi Giussani non hanno visto i bastoni. Immediatamente è sorta la domanda, la realtà ha provocato la domanda: ma come possiamo insegnare senza picchiare?
Da questa domanda è iniziata l'avventura educativa che ci ha portato a scoprire che senza libertà non c'è vera educazione e che insegnare è un modo di pensare. Sempre questa modalità di dipendere dalla realtà ci ha anche aiutato a stare molto insieme, ad intuire che si educa attraverso una comunità. Come il famoso proverbio africano dice, per educare un ragazzo ci vuole un villaggio intero. Per questa ragione addirittura la nostra scuola è una day school, è una scuola diurna e non una boarding school. Qui per la maggioranza vanno in college, dove i ragazzini vengono lasciati parcheggiati dai propri genitori per 4 mesi, dove tra l'altro iniziano la lezione alle 4 del mattino e finiscono alle 10 di sera. Noi invece abbiamo deciso di fare il contrario, coinvolgere in questa avventura educativa i nostri genitori. Un altro aspetto innovativo viene dal motto che i nostri insegnanti si sono dati. Teaching is the adult way of learning. Insegnare è la modalità adulta di imparare. Questo giudizio dice tanto del valore che gli insegnanti stanno dando alla propria professione, alla propria disciplina e al fatto che si è veri educatori solo se si è educati. L'ultimo pilastro è siamo fatti per la felicità. Vorrei introdurlo attraverso l'esperienza che ho vissuto con una mia studentessa. Nel 2015 questa ragazzina è entrata nel mio ufficio piangendo, dicendo che si sentiva nel posto sbagliato con le persone sbagliate e che probabilmente l'errore era in sé, si sentiva depressa. E da un certo punto questa studentessa mi dice c'è soltanto un momento della giornata in cui non mi sento sbagliata, ma non so perché. È quando esco di sera dopo cena e comincio ad ammirare il cielo, la stella e la luna. E sono andato a cercare su internet la poesia Il pastore errante dell'Asia di Leopardi, ahimè in inglese, e ho cominciato a leggere alcuni versi, soprattutto quelle delle domande fondamentali che Leopardi pone in quella poesia. E con mia grande sorpresa ho visto la ragazza, la studentessa, saltare sulla sedia, dicendomi, ma queste sono le mie stesse identiche domande, io mi faccio questa domanda, che cosa faccio in questo mondo, dov'è la felicità? E a un certo punto mi ha chiesto, grazie mille Sebe, voglio conoscerlo. A quel punto mi sono detto, adesso si deprime veramente. Io ho detto, Solange, guarda che questo è un autore italiano, un poeta italiano, morto 200 anni fa. E lei immediatamente chiede, ma com'è possibile che io possa sentire le stesse identiche domande che Leopardi sentiva 200 anni fa? Mi sono sentito di risponderle che la luna, le stelle, il cielo che lei osserva sono le stesse che osservava Leopardi e che il suo cuore è il medesimo cuore di Leopardi e anche il mio. Il nostro cuore è fatto per queste domande, è fatto per questa domanda di felicità. Non siamo pazzi, non siamo fuori posto per questo. E Solange si è alzata con un sorriso e se n'è andata dicendo finalmente ho un amico. La cosa interessante è che si riferiva a Leopardi e non a me. Allora questo piccolo esempio dice veramente, descrive veramente di come il cuore dell'uomo anelia questa felicità, questo compimento. E come tutta l'umanità ha anelato questo compimento. Ed è per questo che parlandone poi col preside dopo questo fatto abbiamo deciso di mettere le immagini dei nostri amici, di quelli che noi abbiamo studiato a scuola e che hanno preso sul serio questa domanda di felicità, questa domanda di ricerca rispetto alla realtà. Quindi girando per i corridoi della scuola si possono incontrare tanti amici, tra cui Shakespeare, George Orwell, Galileo, Marie Curie e tanti altri. Questo aiuta tanto i nostri studenti a guardare chi li ha preceduti, come dice infatti quella famosissima frase, siamo come nani sulle spalle dei giganti. Questa è l'identità che pian piano sta assumendo il nostro tentativo educativo, che trova la sua massima sintesi nella missione che ci siamo dati e che vi leggo in conclusione. Camminare insieme per aiutare ogni persona a essere consapevole del proprio valore infinito e unicità, educare così la ragione a riconoscere il vero significato della realtà, educare la libertà ad aderire ad essa, affrontando con certezza e speranza ogni circostanza della vita. Grazie per l'attenzione.
Buongiorno a tutti, mi chiamo Ramzia, sono del Kazakistan, dove vivo con la mia famiglia, marito e 3 figlie, e dove lavoro come un insegnante di italiano già da più di 15 anni. Quindi faccio uno dei lavori più belli in assoluto, perché c'entra con la vita e con l'educazione, che è la vita. Prima di tutto voglio ringraziarvi tutti perché state partecipando a un evento davvero bello, grande, significativo, perché state imparando un sacco di cose, state condividendo la vita, quindi state crescendo e quindi potete essere utili a tutto il mondo. Io ho sempre insegnato ai ragazzi di 18-20 anni, ai ragazzi universitari, e negli ultimi 2 anni lavoro in una scuola che si chiama Nazarbayev Intellectual School, cioè è una scuola dove prima vengono scelti i ragazzi e tra virgolette sono i ragazzi, diciamo, più intelligenti del paese. E posso dire, cioè, se rispondo alla domanda quale bisogno educativo percepisco, se lo percepisco, prima di tutto dico subito che lo percepisco. Lo percepisco non soltanto nei ragazzi, lo percepisco anche nei colleghi, nei miei colleghi che lavorano insieme a me nella scuola, e soprattutto lo percepisco in me. Perché se ci penso a tutti questi miei anni del mio insegnamento e quindi lavoro che c'entra tantissimo con l'educazione, dico che non sarei potuta entrare e non potrei entrare oggi in classe senza percepire questo mio bisogno di essere educata dal reale in cui entro ogni giorno, in cui sto adesso. Senza questo mio bisogno personale di essere educata in continuazione, non potrei stare davanti ai ragazzi di 18 anni o di 14 anni, che sono pieni di domande, a volte pieni di pretese, pieni di scetticismo, di confusione, di fatica, del desiderio di vivere, di scoprire la vita, il perché della vita. Quindi non potrebbe nascere un dialogo davvero efficace, buono e da cui nascono dei frutti. È uno dei frutti che ritengo veramente importante, l'amicizia con questi ragazzi a cui ho insegnato sempre in questi anni, a cui insegno. Un'amicizia che non chiude, ma apre, tant'è che molti genitori se ne accorgono che sta succedendo qualcosa ai ragazzi che cominciano a imparare l'italiano. E quindi se rispondo alla domanda come ho tentato in questi anni, come tento a rispondere a questo bisogno educativo che c'è,
Dico che l'unico tentativo che ho fatto è quello di vivere davanti a questi ragazzi, insegnandogli la lingua italiana, e vivere insieme a loro, vivere insieme a loro la fatica dello studio, la stanchezza con cui arrivano entrano in classe, la gioia che condivido con loro. E quindi ho tentato di vivere e tentato di dialogare, perché le domande che sono nate in tutti questi anni, in questi ragazzi con cui sono stata insieme, le domande che nascono, continuano a nascere, continuo a guardare e rispondere prima di tutto io in prima persona. E quindi in questo dialogo in questo dialogo che continua a nascere in classe, fuori classe, con questi ragazzi con cui lavoro, è una possibilità di crescita reciproca, e quindi dell'educazione reciproca. Quindi dico che non ho mai usato una strategia, un approccio didattico, ho sempre cercato un punto umano nella mia vita cui guardare, cui seguire nella mia scoperta del significato delle cose. E quindi per me questo è solo questo, c'entra con l'educazione, tant'è che stando con le mie figlie in casa succede la stessa cosa. Io posso spiegare, dire certe cose, ma loro mi guardano soprattutto come vivo io, e se loro non trovano la conferma di certe parole che gli spiego, ovviamente non c'entra con l'educazione. Quindi per me educare è soprattutto guardare insieme ai ragazzi, guardare questo bisogno che c'è in ciascuno di noi. E quando questi due bisogni si incontrano, allora questa è una vera e propria educazione. È interessante un fatto che è successo nella mia vita, che io non ho mai pensato di diventare un insegnante. Io ho sempre voluto fare l'interprete. Ma quando ho cominciato a studiare la lingua italiana nell'università dove studiavo, ho incontrato due persone eccezionali, le quali mi insegnavano italiano, e le quali mi hanno sconvolto la vita, le quali mi hanno segnato la mia vita, le quali mi hanno accompagnato per anni nella mia vita, in questa scoperta del significato delle cose. Mi hanno aiutato a scoprire il mio io, e quindi tutto quello che ho ricevuto io
nei miei in questi miei due professori, ho sempre cercato di vivere anch'io in questo, ho sempre tentato di vivere in questo modo, cioè seguire questi miei insegnanti che mi hanno segnato la vita nel mio cammino, nel mio cammino del lavoro dell'insegnante. Quindi nessuna strategia, ma solo vita, e guardando il mio bisogno personale, cercare quel punto, quel posto dove ho scoperto io questa mia rinascita, questa mia scoperta di me stessa. E quindi diventa una possibilità di educazione continua, sia per me che per tutti quelli che incontro sia in casa che a scuola dove insegno. Grazie, grazie a tutti voi che ci siete e che state vivendo. Buon cammino a tutti. Diciottesima edizione dei Colloqui Fiorentini, quest'anno qui al Mandela Forum con un pubblico sempre più numeroso. Qual è il segreto che attira così tanti giovani dalle varie parti d'Italia, dalle varie scuole d'Italia? Forse il titolo di questa edizione, Misterio Eterno dell'Esser Nostro, un verso di Leopardi che identifica la natura dell'uomo. E gli studenti e i docenti hanno una fame, una sete di tornare a sentire queste parole dette da un poeta, un uomo ateo, che però è sincero e leale con la natura del suo cuore. E la natura del suo cuore dice una cosa: l'uomo è un mistero. In un contesto culturale in cui si diceva che l'uomo era il suo corpo, la materia che costituiva il suo corpo, fine, Leopardi osa tornare a porre al centro invece la vera, l'autentica natura dell'uomo, che è innanzitutto mistero, ed è mistero perché c'è qualcosa che contrasta al limite, alla fine, alla morte, ed è la bellezza, ed è il desiderio di amare, di essere amati, è la domanda di senso che prorompe dentro il cuore di fronte alla bellezza della vita o di fronte alla finitezza della vita. C'è un cuore che si mette in moto, che comincia a domandare, che comincia a desiderare, e quanto più gode, quanto più desidera, e quanto più soffre, quanto più domanda. E allora prorompe irrefrenabile questa esclamazione, misterio eterno dell'essere nostro. Il fatto che Leopardi abbia riposto al centro della riflessione di tutti gli uomini il mistero della natura umana è, io credo, il dono più limpido che ha fatto a noi e a tutti gli uomini. Sicuramente un poeta come Leopardi affascina costantemente le varie generazioni, ma c'è anche una formula nei Colloqui Fiorentini che risulta vincente, mi pare che susciti tanta partecipazione le varie parti d'Italia anche oltre. Quanti sono quest'anno anche gli studenti presenti con i loro professori qui a questa edizione dei colloqui? Quest'anno abbiamo sfondato 4.000, l'anno scorso eravamo 3.300, quindi ci sono 700 persone in più, ma perché noi scommettiamo su questo. Mentre normalmente Leopardi viene insegnato come il poeta del pessimismo individuale, storico, cosmico, o come un poeta a cavallo fra il neoclassicismo e il romanticismo, noi scommettiamo sulle parole di Leopardi. Leopardi ci parla del mistero, ci parla della bellezza, ci parla dell'amore. Noi concepiamo il nostro essere insegnanti intorno alle parole degli autori.
non agli schemi culturali nei quali si vogliono inscatolare gli autori. Un ragazzo, un giovane, ma anche un docente, ha cominciato a insegnare, desidera studiare, non per sapere se Leopardi era romantico o illuminista o neoclassico, ma per sentirsi dire queste parole, riconoscerle proprie, sorprendere come il poeta con la sua genialità sa dire meglio di me le domande, le stesse emozioni, esperienze che vivo io. La formula dei colloqui fiorentini non è un segreto straordinario, è una cosa semplicissima. Noi torniamo a leggere gli autori e ad ascoltarli e a dialogare con loro, cosa che non fa nessuno. Devo onestamente dire che i colloqui sono veramente tra i giorni più attesi dell'anno, perché ogni anno ai colloqui io sento di aggiungere un pezzo di me a me stessa. Quando dialogo, mi confronto con i grandi autori, ho fatto i colloqui su Pirandello e su Leopardi, forse come è stato appunto detto ai colloqui, io queste cose le avevo già dentro e le scopro, però so che quando vengo qui, vengo ai colloqui, so che aggiungerò qualcosa alla mia personalità, alle mie emozioni. Mi sento tutte le volte che esco dal Mandela Forum una persona diversa, più consapevole. Quindi sì, è lo studio della letteratura, bello, interessante, spettacolare, ma è anche uno studio di se stessi e ci lavoriamo molto in classe, facciamo tantissima, diciamo, non filosofia, però comunque la poesia come la applichiamo a noi stessi, alla nostra vita di tutti i giorni. Quindi non è un lavoro fine a se stesso, è un lavoro che ti rimane per tutta la vita. Questi giorni sono una vera avventura per noi e per i ragazzi. Ci siamo preparati durante tutto l'anno, perché da quando viene annunciato l'autore dell'anno successivo, durante l'ultimo giorno dei colloqui fiorentini dell'edizione precedente, noi cominciamo a lavorarci. Quindi loro durante l'estate cominciano a leggiucchiare da soli e poi durante l'anno leggiamo insieme le opere. Leggere insieme significa innanzitutto leggere, quindi dare spazio al testo e poi dare spazio ai ragazzi che possano confrontarsi con quella che è la loro esperienza. Quindi aiutare i giovani anche a comprendere che quello che studiano ha a che fare con le domande fondamentali della vita, forse l'aspetto più bello e più importante anche della professione di un docente. Decisamente, ed è importante per loro ma anche per noi, perché le domande che loro trovano nei testi, che rivolgono a se stessi, sono domande che rimettono in gioco continuamente un docente, e quindi scoprire che abbiamo bisogno noi stessi di quelle domande e delle loro risposte è fondamentale, e questa è la bellezza della letteratura in una dimensione in presenza, perché è fondamentale. Abbiamo ascoltato tre testimonianze, due testimonianze da situazioni estreme, anche geograficamente, dall'Africa al Kazakistan. L'ultima, un'esperienza di un certo modo di insegnare la letteratura italiana nella scuola, da cui sono nati i colloqui fiorentini, che da Firenze hanno coinvolto tutta l'Italia in una trama di rapporti appunto ha consentito che dalla Sicilia a Milano insegnanti si trovassero insieme con i ragazzi in un dialogo veramente sorprendente, perché il palazzetto dello sport che ascolta in silenzio delle relatori di ragazzi non è una cosa da poco conto. Quindi esperienze molto diverse tra di loro che caratterizzano anche discipline, modalità varie. E adesso proseguiamo questo dialogo e chiediamo appunto a Isabel Almeida e Brito, che come dicevo prima è il rettore del Collegio di Santo Tomas a Lisbona, cosa vuol dire far crescere l'umano nella sua esperienza in un paese molto vicino all'Italia ma anche con tante caratteristiche diverse. Allora, grazie per avermi invitato, scusate il mio italiano che è fragile, ma intenterò di parlare
Benissimo. Allora, io ho una storia da raccontarvi, perché penso che questa storia è anche per me, che la vivo, una cosa dell'altro mondo. C'era una volta, la settimana scorsa, un ispettore che è lì del governo portoghese, che è anche un governo anticlericale, di sinistra, contro i cattolici, contro la libertà di educazione, molto rigido, molto stretto. Ma questo ispettore è uno che è lì da 20 anni. E lui ci ha sempre accompagnato. All'inizio lui era molto contro di noi. È un uomo bravissimo, rigorosissimo e laico, nel vero senso. Allora ci guardava, io penso che lui pensava che noi eravamo semplicemente pazzi. E in un senso è vero. Ma questo ispettore è venuto la settimana scorsa perché noi abbiamo troppi studenti per la nostra dimensione di installazione, logistiche. E noi eravamo un po' preoccupati perché ci minacciavano, come sempre, di chiuderci, eccetera. E abbiamo fatto un sacco di cose per mettere tutto a posto, incluso quando lui è arrivato c'erano gli studenti che salivano perché lui non ci vedeva tanti. E lui guarda, sì, è una visita di studio, è anche comico, ma quello che mi ha sorpreso è che dopo un tempo lui ha detto: voi dovete fare questo in più luoghi, dovete fare più. Noi adesso abbiamo 2.170 studenti e 3 sedi, e lui ha visto che abbiamo incominciato con 120, allora lui sa la storia. Ma quando lui ha detto questo, mi sono accorta con un brivido che la nostra storia serve davvero il mondo, e anche se non è di questo mondo. Allora, 33 anni fa tutto è cominciato perché noi abbiamo incontrato il movimento. C'era la Rosi Nano, che era lì a Lisbona, e prima c'era una portoghese che era qui a Roma a fare lei fa la giornalista, e incontrato Comunione, l'antica, e lei ha visto questa rivista e ha detto: ma questi sono bravi, sono cattolici bravi, perché noi avevamo un'esperienza di amicizia dentro la Chiesa, ma eravamo alla fine della nostra esperienza universitaria, un po' come a domandarci, adesso che diventiamo adulti, chi sarà il sostegno della nostra fecondità, no? E allora questa cosa lì, che questo evento ci ha sbalordito, lei ha domandato chi erano e hanno detto: attenta, sono ortodossi, ma fondamentalisti, attenta, sta attenta. Ma lei era incuriosita e ha conosciuto Renato Farina, che l'ha portato a cenare con i Borromei a San Carlo, e lei mi ha telefonato e mi ha detto: guarda, sono seminaristi, ma normale. E noi siamo diventati incuriositi e con un'aspettativa al cuore che ci diceva: magari questo è il nostro luogo. Quando la Rosi Nano è venuta, io
ho avuto questa esperienza, c'è il Signore e questa certezza ci ha fatto vedere la vita adulta con una speranza forte, con una certezza gioiosa, con un'aspettativa anche infantile, sì, in qualche senso. Poi, un anno dopo, noi leggevamo tutto che appariva, noi leggevamo, e un anno dopo ho letto Il rischio educativo. Al tempo io facevo l'avvocata, facevo la pratica, il stagio, tirocinio di avvocata, ma abitavo un po' lontano dall'ufficio che era al centro di Lisbona e veniva con il mio papà molto presto al mattino e non so se qui è lo stesso, ma a Lisbona gli avvocati incominciano a lavorare verso le 10 mattino con calma. Io ero lì all'ufficio presto al mattino e leggeva e ho letto Il rischio educativo e quando ho finito ho chiamato il nostro amico padre João e l'ho detto: ma questo sarebbe una bellissima scuola. E lui mi ha risposto: allora facciamola. E vi racconto questo dialogo perché secondo me è ancora oggi la dinamica che voglio per la mia vita, il riconoscimento di una cosa bella corrispondente e l'invito, la chiamata, la vocazione a farla, a muoverci con la nostra miseria, ma a muoverci all'incontro di quell'ideale che ci incontra noi prima. Ma poi il tempo, al tempo era 22 anni e poi sono sposata, sono andata in America, 5 figli, tante cose, il tempo e questo la facciamo, c'era in grembo, no? E un giorno, tanti anni dopo, 23 anni dopo magari, ho 23 anni a 23 anni adesso, il stesso padre João, io era venuta da New York, e il stesso padre João mi ha chiamato, telefonato e ha detto: che cosa fai? E io gli ho detto: io faccio la mamma, io sto a casa con i bambini, ne ho 4 al tempo. E dice: bene, ma quando ho posto il telefono ho pensato: ma la mia vita può essere ancora più utile, non che fare la mamma non sia, ma sai, lo dico perché è adesso anche una sfida, perché come se c'è la tentazione di diventare privata, come anche Don Angelo Scuola ci diceva, come la tentazione che la mia vita sia appena una bella avventura privata. E in quel momento, una volta di più, mi ho sentito sfidata, come questa insegnante a Kazakistan, a vivere pienamente. E quello non può essere privato, deve essere comunale, lo che si fa, sia quello che si faccia. Allora sono andata a lavorare con lui, perché lui mi diceva che aveva bisogno di aiuto in tante opere, che era il parroco, faceva il parroco. Poi, 5 anni dopo, i figli diventavano all'età delle scuole. E allora abbiamo visto, sempre dentro un'amicizia, sempre con gli altri, che magari era il tempo di fare nascere, di
non di fare nascere, di lasciare nascere questa cosa che Gesù aveva messo nel grembo, nel nostro grembo, nel grembo della nostra amicizia. E allora l'urgenza di andare avanti con questa proposta si è fatto totalizzante, e adesso. E allora siamo partiti con la consapevolezza che quello era una proposta educativa da quale noi siamo figli. Era una proposta educativa per noi adulti, per noi genitori, per noi amici, parte dal movimento, perché tanti non erano genitori biologici, e per noi, per i nostri figli, per i nostri figli e per quello, per tutti, perché non vogliamo fare i nostri figli isolati, non li vogliamo educare isolati dalla realtà. Allora, quando abbiamo pensato che questa era una cosa bella per loro, allo stesso tempo è implicato che se è bello per loro, sarà bello per tutti quelli che lo vogliono anche. E tante cose abbiamo fatto, associazione, dettagli giuridici, finanziari, tutto, perché abbiamo capito che c'era una impresa per essere solide e durabile, e tanti nemici c'erano e c'erano, e allora deve essere furbo, no? E deve essere rigoroso e molto, molto robusto. Ma in mezzo a tutta questa prudenza, nel vero senso, l'incontro con gli amici che già la facevano qui in Italia e in tanti altri posti, anche quelli di Madrid, è stato l'incontro che confermava che la nostra esperienza aveva fratelli. Allora Silvana Prosperi, Tina Venturi, Laura Chiesa, Anna Serena, Franco Nembrini, tutti gli amici del Sacro Cuore, Luca che è qui, tutta questa gente concreta che andava in Portogallo ci rivelava il proprio rosto di Cristo, no? E diceva: vai, dai, dai, il Signore protegge l'audace. E questo senso d'avventura, questo senso di un cammino che non è normalizzabile, che non è strumentalizzabile. Ma dico questo proprio perché mi ha sempre colpito l'originalità a quella siamo chiamati, no? Un'originalità che ci fa veramente liberi. E questa originalità è anche risibile, perché è veramente un tentativo ironico. Ma sorge di una soprabbondanza che ci fa infrontare tutto quello che la gente infrenta, il tradimento, la morte, il peccato, la fatica, tante cose, con una gioia che viene dalla certezza che siamo già salvati. Allora, adesso tante cose hanno risultato di quello, ma continuo i risultati, per dire,
più di 2.000 studenti all'anno, 316, tanti impegnati, 300 impegnati. Abbiamo anche pagato proprio quasi tutta la totalità dei 20 milioni di euro che abbiamo usato. Siamo una delle scuole nel top 10 del ranking nazionale, allora tutta la questione accademica della credibilità e della legittimità accademica anche si infrenta. Abbiamo anche vocazione, ma tutta questa vita sorge perché ci è stato data e è ancora data. E l'esperienza di essere figli di un carisma, figli di un'amicizia che è viva, che adesso con la gente che c'è, è un'esperienza di vincitore. Ho letto questo di Don P.G. Bana, che diceva, che citava una canzone che diceva "Microbi con un cuore grande". E questo mi sento, ci sentiamo anche noi, microbi dal cuore grande. E quello che ci ha dato un cuore grande farà e fa di noi microbi grande. Grazie. Grazie ad Isabel. Adesso la parola a Giovanni Figini, che appunto è il preside del liceo scientifico artigianale Cometa, una scuola molto originale di cui ci dirà qualcosa e ci dirà anche la genesi. Intanto volevo ringraziare per l'invito e per l'occasione. Sempre io, negli incontri da voi proposti, ho sempre trovato una grande sollecitazione, una grande provocazione a cambiare. E per provare a rispondere alla domanda, anch'io parto dall'origine, perché altrimenti è difficile capire il tentativo che si sta provando a fare. La nostra scuola non nasce con l'idea di fare una scuola, nasce da una prima esperienza di affido che poi ha generato comunione tra le famiglie che oggi vivono in Cometa, che si sono poi aperte all'accoglienza di tanti altri figli, non solo nelle proprie famiglie ma anche nelle proprie case al pomeriggio. Oggi c'è un centro diurno, una casa per crescere, che ne conta più di 130. Da questi, alcuni di questi, nel passaggio soprattutto dalle medie superiori, trovarono grandi difficoltà, alcuni addirittura, in seguito anche a delle bocciature, lasciarono la scuola, alcuni invece non andavano a scuola al mattino ma venivano al diurno al pomeriggio a fare dei compiti che non si capiva bene dove avessero preso. Ecco, siccome perché parto dal primo figlio in affido, che poi è stato mio fratello, perché quello che a un certo punto ha cambiato è stato l'accorgersi da parte dei miei genitori che questo estraneo era da loro amato come un figlio, è un figlio. E quindi anche questi ragazzi che erano accolti al pomeriggio non si poteva lasciarli abbandonati nel proprio bisogno e nella propria difficoltà. E così, sulla sollecitazione anche di Giussani, nacque poi la scuola. Ecco, la fortuna nostra, la fortuna mia di essere poi rientrato in questa storia nella quale sono cresciuto, ma che poi, come dire, sempre va riguadagnata, riscoperta, è che siamo partiti dal bisogno, non si è partiti da un'idea. Un bisogno molto concreto, ragazzi che facevano fatica ad andare a scuola, erano quelli che non voleva nessuno, bocciati, cacciati. La fortuna nostra, ancora adesso, di essere partiti da questo bisogno è che la scuola innanzitutto è nata come luogo, non come istituzione, ma proprio come un luogo, quasi come un'estensione della casa, tant'è che poi dopo
anche qua su indicazioni di amici, che sempre e ancora adesso sono la compagnia che guida, e la scuola è stata voluta proprio a fianco delle case, come avete visto anche nelle foto, proprio per questa ragione, per nutrirsi anche di questa vita delle famiglie. Quindi la nostra fortuna è stato partire da questi bisogni, e questo ha costretto da subito la scuola a superare tanti schemi, tanti preconcetti, tante strutture che nel tempo, se perdono il cuore della propria origine, diventano pesanti, diventano quasi viene da dire inutili o vuote. E parto dal raccontare un episodio perché è più facile. Chiaramente questi ragazzi non semplici, nei primi anni soprattutto, ma tutt'oggi abbiamo delle belle sfide, uno di questi ragazzi che era uno dei più intenibili, Andrea, oggi fa radiologo, quindi ha fatto una bella strada, era assolutamente incontenibile in aula. Prima settimana di tirocinio va in un bar, la responsabile chiama l'allora preside ringraziandolo e complimentandosi, a che stupito chiede: ma stiamo parlando della stessa persona, perché molto diversa è la nostra esperienza a scuola. Allora, interrogando poi questo ragazzo, gli si chiese: ma come mai Andrea a scuola è così diverso dal lavoro? La risposta di Andrea fu: beh, perché al lavoro è per davvero, è la vita vera, la scuola è un po' per finta, non è vita vera la scuola. Ecco, normalmente l'adulto come risponde? Non è vero Andrea, è importante, perché la scuola ti serve per costruire il tuo futuro, eccetera, eccetera, eccetera. Al posto di dare questa risposta ci si è fortemente interrogati e si è capito che doveva cambiare la scuola doveva cambiare, non Andrea. E noi, questo appunto è il vantaggio, noi a questo spesso siamo sordi, perché il bisogno, la provocazione dei ragazzi ci spaventa, perché ci costringe a spostarci, a cambiare, e questo spaventa. E da lì abbiamo capito che bisognava passare da una scuola idealista, appunto come abbiamo sentito magistralmente questa mattina, fatta solo di abilità o di nozioni, a una scuola realista, cioè una scuola che introduca alla realtà. Ecco, perché questo poi non rimanga solo un ideale pensato e custodito nel proprio cuore, ma tentato nel concreto. Allora si è iniziato, grazie anche alla possibilità, oggi possibilità nazionale, di fare una scuola impresa, cioè di aprire delle botteghe all'interno della scuola, ci siamo lanciati in questa avventura, aprendo quindi un ristorante aperto al pubblico, un bar, una falegnameria e un ufficio tessile. E abbiamo iniziato e continuiamo tuttora a cercare clienti veri, a volte sono istituzioni, a volte sono privati, che vengano e facciano delle richieste agli studenti della scuola. E ci siamo trovati così in questa avventura a lavorare per commesse, ovvero a chiedere agli studenti di ideare, progettare, realizzare e valutare mobili, eventi di catering, tessuti, mostre. E questo ha generato nei ragazzi una come risurrezione dell'umanità, dell'interesse, perché finalmente potevano essere protagonisti. Chiaramente questo ha messo molto in crisi all'inizio i professori, che quindi si vedevano assolutamente scardinato l'ordine costituito del programma scolastico. La fortuna di poter trovare questi progetti, adesso per citarne alcuni, adesso io ho mandato delle foto giusto per far vedere un po' il luogo, le persone, i volti soprattutto, ci è capitato di allestire le vetrine della Rinascente qui a Milano, di organizzare l'inaugurazione del catering inaugurale appunto del Bosco Verticale a Milano, poi di restaurare alcuni palchi del Teatro Sociale di Como. Adesso stiamo lavorando ai mobili della scuola Montessori di Como, con anche un bellissimo lavoro didattico proprio per i falegnami, sull'ergonomia per il bambino, con tutto lo studio anche della pedagogia della Montessori
grazie anche alla disponibilità delle insegnanti e della preside. Quindi un lavoro, però questo delle botteghe, che fino in fondo non risponde ancora, perché il bisogno di questi ragazzi era infinito. Faccio per dire, siamo riusciti a rendere un luogo entusiasmante e interessante la bottega, ma la lezione di storia rimaneva un problema. Io ricordo le prime ore di lezione della mia carriera di insegnante, la classica mano alzata dopo la seconda ora dicendo: prof, con tutto il rispetto, ma a noi, di questi uomini morti più di 200 anni fa, cosa ci interessa? Drammatico. A volte viene da sorridere pensandoci, ma è drammatico. E in effetti, anziché anche qua rispondere come si poteva rispondere ad Andrea, ci siamo iniziati a chiedere: ma in effetti perché dovrebbe interessare loro? Perché interessa a me? Cosa hanno da dire? E anche qua non ci sono ricette. Allora abbiamo iniziato un lungo percorso su cosa volesse dire, per esempio, ma per fare questo esempio della storia, l'insegnamento della storia. E abbiamo capito, stiamo scoprendo, perché poi è un percorso, non abbiamo delle ricette, che ai ragazzi interessa fare gli storici, non imparare la storia, ma fare gli storici, perché la storia alla fine, adesso la dico, voglio dire, verrò probabilmente accusato di eresia, ma è un po' come un romanzo giallo, no? Cioè, dove lo storico va a cercare gli indizi, no? E se voi veramente, io ho avuto la fortuna, infatti sono anche molto grato che questo incontro si svolga qui, di avere tre grandi maestri in questa università. E il professor Frasso, il professor Scarpati e il professor Motta. Filologia e critica. Il testo è il re, è il principe, al centro ci deve essere il testo, come nella storia ci devono essere le fonti. E tutta la critica può partire solo da qui. Allora tutto il lavoro, questa immedesimazione col testo, con le fonti, che a volte sono anche molto contraddittorie tra di loro. E qui è il bello, perché i ragazzi rimangono, ragazzi di 14-15 anni della formazione professionale, così come anche del liceo, rimangono stupiti, dicono: no, ma com'è possibile che questo fatto sia raccontato in due modi così diversi, opposti? E qui c'è tutta la dinamica della conoscenza, in cui il professore finalmente, come dire, si piega alla realtà deve dire ai ragazzi: io non ho la risposta, non c'è un'unica risposta, perché la realtà è complessa. C'è un libro molto bello di una nostra amica, a cui ci siamo anche un po' ispirati, che è Why Don't You Give Us the Answer? Perché non rispondi alle nostre domande e basta? Provocatoriamente l'alunno al professore. E invece no, perché la conoscenza è entrare in una complessità, perché la realtà è complessa. Allora, questo è un esempio, e potrei farne tanti altri. Ad ogni modo, è la dinamica, il metodo che si è seguito, cioè il piegarsi costantemente al bisogno, alla richiesta dei ragazzi, che non vuol dire abbassare il livello, non vuol dire insomma rinnegare una tradizione, tutt'altro, piuttosto riscoprirla. L'altra cosa che, appunto, pensando a questo bisogno e provando a pensare a come dare questo contributo, è che però l'altra domanda che sorge, come abbiamo sentito anche nelle testimonianze, è: ma chi sostiene il rischio dell'insegnante? Perché arrischiarsi in un percorso del genere fa paura, che vuol dire, per esempio, non avere più la certezza del proprio programma, delle proprie quattro cose conosciute, note e ripetute. Chi sostiene questo percorso di scoperta? Allora, abbiamo sentito in tanti modi, può sostenere soltanto una compagnia. Una compagnia non appena una compagnia, come dire, di condivisione di valori, piuttosto che una compagnia sentimentale, ma veramente una compagnia anche tecnica nel lavoro, fatta di formazione, fatta di critica, fatta di incontri.
E noi su questo abbiamo fatto un po' una rivoluzione, un po' rischiando anche, io ricordo un amico progettista, siccome facciamo tanti progetti anche europei e nazionali, anche a sostegno dell'attività della scuola, questo progettista, mi ricordo, avevamo proposto appunto un progetto per la formazione dei docenti e ridendo diceva: questi non sapevano che non si poteva fare e l'hanno fatto, perché rompeva molto gli schemi con tante idee, ideologie legate alla scuola. Ad ogni modo noi proponiamo per esempio ai nostri insegnanti di lavorare 38 ore a scuola insieme, e perché al mattino si fanno le lezioni ma al pomeriggio si condivide, c'è formazione, ci sono le équipe più o meno ogni due settimane, ci sono i recuperi per i ragazzi, scelta impopolare, no? Perché, voglio dire, culturalmente, soprattutto in Italia, all'estero è assolutamente normale, non è così. E proponiamo nel mese di luglio di rimanere insieme 8 ore al giorno a preparare l'anno successivo, programmando, incontrando, invitando esperti, amici, andando a visitare, cercando progetti insieme e coprogettando la didattica. Noi lo chiamiamo campus. E poi l'altra grande azione un po' impopolare è stato che a un certo punto, analizzando i bisogni, ecco qua ci sono appunto delle foto del campus, dove appunto siamo insieme a preparare l'anno successivo, facciamo un po' di workshop e così. E l'altra cosa che abbiamo iniziato a fare è stata raccogliere dati sulla scuola. Ci siamo accorti che, cioè perché appunto partire dalla realtà vuol dire anche osservarla, conoscerla. Allora ci siamo chiesti: ma qual è il bisogno dei nostri ragazzi? Su che cosa fanno fatica? Allora abbiamo iniziato un percorso anche di raccolta dei dati, in cui per un anno i docenti, ad ogni cosa degna di nota, diciamo, comunque che faceva far fatica ai ragazzi o ai professori, attraverso un Google Form la segnalavamo con delle categorie che avevamo deciso insieme. E avevamo fatto poi, attraverso un'analisi di questo database, un'analisi di che quali erano i fenomeni e le difficoltà prevalenti nei ragazzi. Contestualmente avevamo preparato dei test sull'alfabetizzazione dei ragazzi, quindi i livelli minimi di apprendimento, no? Sulla lettura, la matematica, eccetera. E li avevamo somministrati a tutte le classi. E analizzando questi dati ci siamo accorti che c'era bisogno di un terzo punto di vista. Allora abbiamo creato dei questionari e li avevamo somministrati ai docenti, agli studenti, ai tutor, alle famiglie. Incrociando tutti questi dati, questi elementi, questi aspetti della conoscenza, è venuto fuori che il nostro modo, anche il metodo anche di insegnare, non rispondeva al modo di apprendere dei nostri ragazzi e che avevano anche pochi strumenti di base, di alfabetizzazione, per rimanere e partecipare alle lezioni. Siamo andati a cercare degli altri esempi e abbiamo creato quelle che noi chiamiamo le pratiche formative, ovvero dei modi di insegnare nelle varie discipline che aiutassero i ragazzi a partecipare. Adesso in tanti, e questo vabbè, è un fenomeno che in America è molto diffuso, sono tutte le varie technicals dell'insegnamento, le tecniche di insegnamento, ce ne sono libri e libri. Ora alcuni ci chiedono di scrivere un libro in cui spieghiamo il metodo formativo, innovativo, eccetera, eccetera. Ma la vera questione è che, come si diceva stamattina, non sono le ricette a rispondere ai bisogni. E la vera dinamica della conoscenza è il piegarsi a questo bisogno e rischiare delle ipotesi, verificandole. Il metodo che ci è stato insegnato è molto, molto semplice: proposta, verifica, giudizio. E questo è l'unico metodo che funziona, perché parte dalla realtà. E quindi, piuttosto che codificare questi metodi, abbiamo iniziato a descrivere e a confrontarci e provare a raccontare delle pratiche, dei modi, degli esempi, degli spunti, degli esempi su come si insegna. E iniziando a rischiare su questi esempi ci siamo accorti che però
senza che qualcuno ti osservasse a insegnare, tu non potevi capire se stavi facendo dei progressi, se stavi imparando, se stavi crescendo, se i tuoi ragazzi stavano migliorando. Così abbiamo iniziato a osservarci a lezione, tutti. Ad oggi spesso ci capita, anche quando ci vengono a trovare degli ospiti, che da noi è normale che l'ospite possa entrare in un'aula, sedersi, assistere alla lezione, e spesso il docente chiede pareri, ma com'è andata, cosa ha notato, mi aiuti, mi dica. Ecco, questo sfondamento del muro della porta dell'aula, che almeno quando ero io al liceo sembrava il Santa Santorum, dentro il quale nessuno per nessuna ragione doveva permettersi di entrare e, come dire, dare dei consigli, dei pareri, un confronto, sta generando tantissimo. Io ho in mente, per esempio, poi finisco, perché io volevo semplicemente dare un contributo, degli spunti, degli esempi, come un insegnante delle nostre qualche anno fa ha cambiato la disposizione dei banchi in aula. E alcuni colleghi, sorridendo, dicevano: beh, interessante questo tentativo di lavorare a isole, lo fai sempre? Nessuno credeva alla possibilità di fare lezione sempre in quel modo. Quando poi, col passare dei mesi, vedevano che i banchi rimanevano imperterriti in quella posizione per tutto l'anno scolastico, dopo un paio d'anni ho cominciato ad assistere a uno strano fenomeno, cioè che altre aule hanno iniziato a cambiare assetto. E questo perché nel confronto e nell'osservazione quotidiana ci si è scambiati le esperienze, ci si è corretti, ci si è aiutati. Ecco, io per concludere dico soltanto che questo è un lavoro continuo, è un lavoro ricco di contraddittorio, che non ha delle risposte precostituite e che solo piegandosi costantemente al bisogno, rimettendosi sempre in discussione, pronti a spostarsi dalla propria posizione, dalla presunta verità conosciuta, è possibile un percorso veramente di rischio educativo, nel quale occorre veramente un sostegno e un confronto continuo dentro un lavoro di equipe. Credo che ripartire ancora più forti dopo l'incontro di stamattina, dalla ripresa di questo incontro, dallo studio, potranno venire fuori altre grandi novità e innovazioni, ma perché la vera sapienza non è una riflessione, ma è proprio il partire dalla semplice e umile realtà, che può voler dire anche, come accade anche qua a scuola da noi, ad esempio il pulire la scuola insieme. Scope, palette, stracci, professori e insegnanti, una volta al mese puliamo la scuola. Oltre a risparmiare sulle pulizie, ci aiutiamo anche a condividere la semplice vita quotidiana all'interno della scuola. Grazie. Faremo questa proposta al Ministro dell'Istruzione, ai sindacati, non so che cosa ne pensa. Dunque, concludiamo questa giornata in perfetto orario, anzi anche un po' in anticipo rispetto a quanto previsto. Io vorrei soltanto concludere dicendo tre brevissime cose. Io credo che la giornata di oggi sia stata particolarmente significativa, ricca di spunti, di riflessioni e anche di indicazioni di lavoro. Credo che sia cresciuta la consapevolezza della responsabilità a cui ciascuno di noi è chiamato, per il bene dei giovani e per il bene del nostro Paese. Mi ha colpito, pensando al tema dell'intervento del Cardinal Scola, una strana coincidenza, perché qualche giorno fa il Presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia, in un intervento proprio qui a Milano, ha ribadito il nesso tra democrazia ed educazione. In un'epoca in cui la democrazia è scossa da fenomeni nuovi quali la propaganda, l'informazione unilaterale, l'estremismo, l'ideologia, la confusione tra fatti e opinioni, questo tema si ripropone con energia e con forza. E diceva la Cartabia, oggi come sempre è nella capacità di un pensiero libero e critico del cittadino
in tutti i rami del sapere e del fare a cui ciascuno è specificamente chiamato, che si gioca la partita della democrazia. E io credo che questo sia importante, perché se viviamo in un mondo che cambia, un cambiamento di cui nessuno conosce la conclusione, nessuno sa dove questo cambiamento ci porterà, in un'epoca in cui tra l'altro la forza di persuasione, il ruolo dei mass media è assolutamente persuasivo, questo ruolo centrale dell'educazione per far crescere delle persone credo che sia davanti agli occhi di tutti. Quindi noi, se pensiamo che i nostri ragazzi dovranno confrontarsi con questo mondo difficilissimo, pieno di incognite, occorre che noi davvero li aiutiamo a far crescere l'umano, a far crescere dei giovani, questo è il nostro compito, a far crescere dei giovani capaci di giudizio, capaci di, che siano messi in grado di scoprire se stessi, il proprio destino, dotati di autocoscienza, capaci di affrontare i cambiamenti e quindi capaci di esercitare un pensiero critico, la responsabilità, per una passione per il mondo e una fiducia nel futuro. Questo è lo scopo, l'orizzonte della scuola e dell'educazione che abbiamo in mente. Ma due sottolineature importanti. Chi è in grado di sostenere questa sfida? Abbiamo visto, specie nelle testimonianze, io vi ringrazio moltissimo, sia i due amici qui presenti che quelli collegati, che qualunque sia il contesto politico, sociale, economico, culturale, qualunque sia il condizionamento, si tratti di scuola di Stato o no, educare è un'esperienza possibile. È possibile però se c'è un soggetto. E quindi la prima questione decisiva è la figura dell'insegnante, che deve essere una persona curiosa, capace di desiderio, appassionata, capace di quella relazione educativa, quella capacità di incontro, che soli sono in grado di mobilitare i giovani e di affrontare le sfide del nichilismo del nostro tempo. C'è bisogno di un soggetto vivo. Questa relazione educativa si gioca in classe, certamente, tra insegnanti, studenti e alunni, ma è alla base anche del rapporto tra i colleghi, alla base del ruolo di chi ha la responsabilità di dirigere una comunità di insegnanti, oppure di gestire una scuola, paritaria o statale che sia. In gioco quindi innanzitutto c'è l'io, la persona, perché è proprio vero, lo scopriamo continuamente nell'esperienza, è proprio vero quanto ci ha insegnato Don Giussani e testimoniato, che educare è una comunicazione di sé, del proprio modo di guardare il reale. La seconda sottolineatura riguarda il fatto che questa sfida non si può affrontare da soli. La sfida del lavoro e della vita, dell'insegnamento o della direzione di una comunità di insegnanti o la responsabilità della gestione di una scuola. Per natura, ma oggi questo è sempre più evidente, l'uomo ha bisogno di legami e di riferimenti che lo sostengano nell'esercizio della sua libertà e responsabilità. Le nostre associazioni sono nate, esistono e collaborano, come in questa circostanza, proprio perché vogliono essere luoghi di compagnia, come diceva Figini poco fa, in grado di sostenere ciascuno nella sfida a cui è chiamato. Siamo consapevoli che occorrono relazioni stabili e che aiutino le persone ad esprimere meglio la propria umanità attraverso la propria professionalità. Per questo occorre costruire luoghi in cui sia possibile favorire una socialità, una condivisione, un sostegno reciproco nell'esercizio di questa responsabilità personale. Le nostre associazioni vogliono essere proprio delle presenze umanamente vive, professionalmente preparate e per questo in grado di dare un contributo alla democrazia e allo sviluppo del nostro Paese. Non è uno spot per le associazioni, ma il riconoscimento di un'evidenza, anche accaduta questa mattina, che un'esperienza educativa deve essere sostenuta e questa compagnia è particolarmente necessaria nel nostro tempo. Quindi io credo che questa giornata apra anche ad una possibilità di relazioni, di contaminazioni di esperienze,
perché la ricchezza e la vivacità dovunque sorgano possano diventare un patrimonio comune. E vi invito, all'uscita ci sono dei banchetti con dei libri, banchi libri, ma sono anche disponibili delle schede in cui ciascuna associazione presenta le attività più immediate nelle quali è coinvolta, per cui vi invito a prendere queste presentazioni. Ci sono le indicazioni di alcuni appuntamenti prossimi e queste informazioni le potete ovviamente trovare anche sui siti delle associazioni. Nel banco libri mi permetto di ricordare che sono ancora disponibili gli atti dei due convegni precedenti di questo ciclo di conferenze, di convegni che sono stati realizzati in questi anni. Per questo la continuità di quanto ci siamo detti e delle sfide che si sono aperte oggi credo che abbia la possibilità di essere sostenuta e reciprocamente è possibile un percorso comune. Ringrazio i nostri relatori, ringrazio Francesco Valenti perché è stato il principale promotore di questo evento e tutti quanti voi presenti. Buona giornata e buona domenica.